Ben ritrovati ad una nuova puntata di 30 minuti. Oggi ospite in studio Giuseppe Fata, presidente della Camera Nazionale Giovani Fashion Designer, eye stylist delle dive ma anche creatore delle teste scultura. Ben trovato Giuseppe. Buongiorno a voi. Il tuo nome ha contribuito a tenere alto il nome della Calabria in Italia e nel mondo attraverso l'esaltazione del gusto e della bellezza. Ma come è iniziato il tuo percorso professionale? Come ti sei avvicinato al mondo della moda e dello spettacolo? Dobbiamo ritornare un po' indietro, quindi da una giovanissima età. Io ho iniziato che era... Avevo 12 anni ad affacciarmi in questo mondo della moda e dell'arte, quindi ci sono entrato subito. È un lungo percorso, anche se sono giovane, ma non tanto. Io ho fatto 7 anni di accademia, 5 anni giù in Calabria, poi un anno a Firenze e l'ultimo anno a Roma. A Firenze mi sono diplomato come maestro d'arte e l'ultimo anno a Roma come docente di accademia. Nasco come acconciatore d'alta moda, quindi è un percorso molto indirizzato per l'alta moda. Non è il semplice parrucchiere, ma c'è tanta creatività in quello che si fa in accademia. Ma tu hai lavorato con personaggi di fama internazionale, ricordiamo la costumista Gabriella Pescucci, premio Oscar del film L'età dell'innocenza di Martin Scorsese. Poi hai lavorato anche per la moda con grandi firme, ricordiamo Valentino, Ermanno Scervino, Gianfranco Ferré. Però poi è arrivata la tua collaborazione con Sergio Valente, così? Sì, sì, io ho vinto il premio Sergio Valente, lui annualmente faceva questo premio, questo concorso internazionale per... Art Designer, sì, vinto nel 2001, sì, vero? Sì, nel 2001, come dicevo, lui faceva questo concorso per giovani stilisti per quanto riguarda sempre nell'aspetto dell'acconciatura, quindi per me era un sogno. Da piccolo, quando lo guardavo nelle riviste, mi ispirava tantissimo questo personaggio che ha fatto la storia della moda in Italia e nel mondo, quindi per me era impensabile poter collaborare e lavorare con lui. Io per tanti nella regia, scusami di mandare l'immagine con Sergio Valente, una fotografia, ecco, che ti vede lui, il grande maestro. Per me ha veramente fatto tanto, devo moltissimo a lui. Dall'accademia sono passato all'alta moda e lì mi sono perfezionato lavorando con i grandi stilisti di alta moda grazie a lui. Poi aver collaborato con Gabriella Pescucci in occasione del primo e secondo Festival del Cinema a Roma, dove abbiamo realizzato le acconciature che ricordavano un po' il percorso del cinema italiano, quindi è stata una bellissima esperienza. Questo profumo tra moda, arte e cinema è stato veramente molto bello. Complimenti, perché nonostante tu sia giovanissimo hai fatto veramente tantissime cose, ne parleremo ancora più avanti di quello che hai realizzato. Però poi l'anno della consacrazione mondiale fu il 2002, vincendo il premio più importante premio a cui un art designer può ambire, il premio internazionale La Rose d'Or di Parigi, è così? Sì, là è stata una consacrazione, ma arrivare a Parigi ho fatto un lungo percorso di vari concorsi italiani, di campionati italiani, dove annualmente io partecipavo. Poi nel 2000 ho vinto tutte le 3 prove dell'Istituto Nazionale Acconciatori Italiani. Da lì propongono di partecipare, diciamo, una candidatura a questo prestigioso evento che è Parigi. Infatti quell'anno eravamo 2 italiani, io che venivo dal sud e una signora di Milano, poi eravamo 70 selezionati in tutto il mondo, una vetrina che veramente è stata una grandissima emozione. Lì ti devo dire che mi sono messa a piangere, perché sai, era un qualcosa che tutti ambiscono, arrivare, certo, a Parigi, sia per quanto riguarda la moda, abiti, ma anche principalmente per l'acconciatura, che è veramente stato una forte emozione che ricordo e che porterò sicuramente per tutta la vita. Quando si parla di Giuseppe Fata, però, si fa riferimento alle teste scultura. Pregherei la regia di mandare delle immagini.
e vorrei che tu ce le commentassi. Questo sì, la testa scultura nasce, è un mio progetto che nasce più di 20 anni fa, che ho lasciato fermo perché, come ti dicevo, ho fatto prima il percorso delle collezioni dei grandi stilisti e poi nel 2005 ho lasciato come lavorante perché avevo in mente di portare avanti questo mio progetto della testa scultura, non realizzare le acconciature con i capelli ma con qualsiasi materiale, dal tessuto alla plastica ai vari accessori, quindi creare queste acconciature così imponenti. Ma chi ti sei ispirato per questo realizzare è un lavoro che ho fatto per, in occasione di un evento al Teatro Cilea a Reggio Calabria. Questo è un omaggio a Giuseppe Verdi, c'era un'orchestra composta da 100 elementi, soprattutto vediamo giovanissimi, parla da sé, qua abbiamo coordinato sì. Anche il vestito con un mio carissimo amico giovane fashion design. Poi devi sapere che io amo coinvolgere tanti giovani e quindi impegnarmi su questo mi rende anche felice poter coinvolgere questi creatori della nuova generazione. Tu affermi, la testa fa l'arte perché il capo è l'arte dinamica dei pensieri. E perché non farla valere? Rendere visibile a tutti il mistero dei nostri pensieri, svelando quello che ognuno di noi non ha mai detto nella sua vita e vorrebbe dirlo in una testa scultura. Ma oltre all'arte, io penso che la testa è il contenitore del pensiero dell'essere umano. Quindi ho cercato di esportare il pensiero e pietrificandolo in un'opera d'arte, no? Qua vediamo anche un'opera, l'ultimo lavoro che ho fatto per Dante Alighieri, La Divina Commedia. Quindi per il teatro stiamo parlando? Sempre sì, per il teatro, quindi qua ho fatto uscire, pietrificando sull'opera della Divina Commedia, il pensiero di Dante Alighieri, quindi il capo su un altro capo, quindi racchiude un po' tutto, è un messaggio molto profondo, filosofo e quindi... Opere proprio che parlano, direi. Sì, 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 sì. Però guardando le tue opere io ho notato una chiara influenza del Sud, quanto c'è del Sud in esse? Ma sicuramente tantissimo, noi siamo baciati dalla Magna Grecia, la Magna Grecia ha fatto la storia dell'arte, della cultura, quindi sicuramente la Calabria e i calabresi abbiamo nel sangue questa vena interiore che cerchiamo noi artisti di poter far uscire e rendere visibile un po' a chi ci segue. A proposito del Sud, tu hai collaborato anche con un calabrese che è Gerardo Sacco, pregherei la regia di mandare questa immagine. Lui è una persona molto cara, penso che conosciamo un po' tutti la sua arte, ormai è riconosciuta, è un pilastro della storia dell'arte in Italia, è riconosciuto in tutto il mondo. Io ho collaborato con lui, siamo stati ospiti in diverse manifestazioni. Uno dei lavori che ho coinvolto è una testa scultura alla Medusa, dedicandola a Gianni Versace, di cui lui ha donato per questo servizio questo gioiello che ha dedicato pure a Gianni Versace, il gioiello Medusa. Che, se la regia ce lo permette, vorrei mandare anche l'immagine della testa scultura con appunto l'immagine della Medusa di Gianni Versace. Questo è un lavoro che ho reso omaggio a questo grande della moda. Qui, come ti dicevo, abbiamo collaborato con Gerardo Sacco, dove lui ha donato per questo lavoro il gioiello Medusa che anche lui aveva dedicato a Gianni Versace. Questo è un lavoro molto bello, vediamo quest'opera con del corallo vero, poi ci sono dei tessuti preziosi, delle conchiglie, delle pietre abbastanza importanti. Questo l'ho voluto realizzare a Scilla, qua in Calabria.
questo, visto che la Medusa è questo mito, ci tenevo a farlo giù in Calabria. Ma come realizzi queste opere? Hai un laboratorio? Sì, ho un laboratorio che ho deciso di farlo giù in Calabria e quindi ogni giorno e quando sono ispirato ci lavoro. Andiamo avanti? Beh... Meravigliosa, direi. Questa è la Papessa, è un omaggio a Michelangelo. Qui ho racchiuso l'opera che penso che sia una delle opere più importanti, che è la Cappella Sistina. È una forma un po' cardinalizia se andiamo a vederla. All'interno c'è San Pietro, la Vergine, i dannati, ci sono dei dipinti che io ho voluto inserire in quest'opera dedicandola alla Cappella Sistina e l'ho intitolata La Papessa, un po' provocatoria. Questo è un altro lavoro che ho fatto a Noto, la città del barocco. Come vediamo ci sono questi vasi uno sopra l'altro, molto pizzo e molto barocco. Questo è un salone di un palazzo antichissimo di Noto. Questo l'ho fatto pure per il teatro. Andiamo avanti. Questa è Sicilia, la donna Sicilia. Questo è un altro lavoro che ho fatto a Taormina. Anche qui abbiamo tanti pizzi. Questa donna siciliana del sud, donna mediterranea. Questo è un semplice servizio fotografico. Giuseppe, le tue opere sono di una bellezza straordinaria, ma per te cos'è la bellezza? La bellezza per me è, è rendere visibile quello che interiormente c'è, no? Per me è tutto bello, la bellezza è il particolare anche del difetto, no? Anche se uno ha un difetto, per me è bello. Si scopre sempre, c'è sempre una ricerca di un qualcosa di bello, sia di un lavoro e sia sulla persona. Questa è sempre la Medusa. Andiamo avanti. Questo lavoro sempre per un teatro, abbiamo fatto questa collezione con una stilista, Angela e Demoni. Questo è il Demoni, sempre per una campagna pubblicitaria. Questo è l'angelo. Poi mi piace sempre cercare di valorizzare posti importanti sia in Calabria che dove mi trovo in giro per l'Italia. Tu, ricordiamo, hai lavorato anche con donne dive, diciamo le dive più belle del mondo, ma hai un rapporto particolare con qualcuna? Ho avuto tante esperienze, dal concerto di Natale in Vaticano, a Donna sotto le stelle e tanti altri, ai Telegatti. Sì, ho dei rapporti di personaggi, come posso citare una che ci ha regalato quest'anno molto bello, che è Daniela Fazzolari, che ho seguito anche il suo matrimonio, che è stata una bellissima esperienza, oltre al rapporto personale che ci lega da moltissimi anni. Poi molte star internazionali come Noah, Dionne Warwick, Lionel Richie, sono state delle esperienze che ti fanno piacere, no? Poterle servire e curare, diciamo, in queste occasioni, come i vari spettacoli televisivi. Qui vediamo che sei uscito su una, sì, sulla rivista Vogue. Sì, questo è un lavoro che ho fatto per Lorenzo Rivas insieme a Sergio Valente. Ho avuto l'onore di avere questo lavoro pubblicato su Vogue Italia, diretto da Franco Sozzani. Ancora ti vediamo qui all'opera, sì, con una trascrizione. Durante uno spettacolo importante a Policoro, in Basilicata, qui ho presentato una sfilata con la collezione
la testa scultura dedicata alla Gioconda. Qui ho presentato proprio 5 pezzi, è stato un bel spettacolo, in questa occasione c'è stato pure Gerardo. Qua sono stato premiato a Catania in occasione del The Look of the Year e qua ho portato sempre la collezione la Gioconda. Qua siamo in un momento di backstage con il mio collaboratore Dario Camminiti. Qua sempre la Medusa. Abbiamo ricordato prima che tu sei anche presidente della Camera Nazionale Giovani Fashion Designer, ma quali progetti stai portando avanti? Guarda, il progetto della Camera Nazionale Giovani Fashion Designer nasce a dicembre. Io ho avuto una lunga esperienza di 5 anni alla guida della Camera Regionale della Moda Calabria, che a dicembre l'anno scorso è stata chiusa perché già si stava lavorando a questo progetto molto più ambizioso, molto più ampio e quindi è stata inaugurata a marzo con sede a Taormina, ma la sede operativa è Reggio Calabria. È un progetto che parte dal sud. Noi conosciamo a livello nazionale la Camera Nazionale della Moda Italiana, che gestisce ormai da più di 50 anni il sistema moda delle grandi firme con uno spazio ai giovani. Questa nasce prettamente sui giovani per la nuova generazione con il supporto delle grandi firme. E sono 6-7 mesi che ci stiamo lavorando, stiamo avendo un buon riscontro, un lavoro di rete non solamente qua in Calabria, perché poi alla fine stiamo individuando anche gli eventi che riteniamo siano d'eccellenza, con un certo stile, con un buon gusto, no? E infatti l'ultima tappa è stata il premio Mia Martini, che è stato scelto come evento d'eccellenza. In più l'evento a Policoro, il premio Eraclea, gestito da questo scenografo che fa molte scenografie importanti come la scenografia del Davide Donatello e tanti altri. A questo evento che si fa in Campania a Pestum in Moda, ad altri eventi in Sicilia. Quindi stiamo partendo proprio dal sud per affacciarci verso i confini dell'Italia. Ultimamente sono stato ospite alla Fashion Week di Milano, dove sono stato ospite in diverse sfilate, ma più che altro ho avuto incontri di lavoro per promuovere la Camera Nazionale dei Giovani Fashion Design. Infatti a novembre sono ospite in un evento di moda prettamente sui giovani con il supporto di una firma. Qualche anticipazione? Anticipazione, ci stiamo lavorando, se tutto va bene a dicembre faremo un'anteprima della prima Fashion Week dedicata sui giovani, organizzata dalla Camera Nazionale dei Giovani Fashion Design. Qui in Calabria, Design. Quindi. Finalmente sì. Una Fashion sì, Week sì, in Calabria, sì, sarebbe sì, la prima volta. Sì, sì, sì. Infatti ci stiamo lavorando e faremo questa anteprima a Reggio Calabria a dicembre con 8 giovani stilisti già conosciuti e più 1 o 2 firme che verranno a sostenere questo evento. E poi dal prossimo anno cercheremo di fare 3 giornate proprio con suddivise tra le sfilate, tra un concorso proprio internazionale sui giovani, presentazione, conferenze, presentazione anche su libri di moda con autori, scrittori che hanno dedicato anche dei libri a personaggi della moda o parleranno in generale. Amante della cultura e dello spettacolo, tu non ti accontenti del diploma di docente accademico, ma ti formi anche come art director e ideatore di eventi. Hai creato anche l'evento sul convegno del cinema a Roma. Sì, ho fatto un convegno. Quell'anno ho avuto sia Carlo Rambaldi, il premio Oscar, che il creatore di E.T., che ho avuto l'onore di conoscere tanti anni fa. E mi ricordo quella telefonata quando io cercavo di spiegarle un pochettino, mi ha detto no, già dal cognome mi ispiri tanta fiducia, e quindi non ha voluto andare oltre a sapere un pochettino, e quindi questa cosa un po' mi ha
mi ha fatto piacere, mi ha emozionato tantissimo sentirmi dire questa cosa, perché dice certo. Fata, questo nome, un po' di fantasia, visto che lui poi ha creato queste creature, no? Come E.T., come King Kong, Alien e tanti altri. E in più c'è stato Osvaldo Desiderio, lo scenografo del film L'Ultimo Imperatore, e Aldo Signoretti, che è un truccatore e acconciatore del cinema. Parliamo anche di maestri del cinema non conosciuti solamente in Italia, ma nel mondo. Nel mondo, quindi... Che dovremmo anche rivalutare e apprezzare sempre di più, perché l'Italia è anche questo, soprattutto questo. Quindi tanto lavoro, ma anche tante bellissime soddisfazioni. Nel 2006 ricevi una pergamena di benedizione dal Papa Benedetto XVI come artista italiano. Che esperienza è stata? Beh, sono state due esperienze. Quella dell'incontro con Giovanni Paolo II. Si vive veramente una forte emozione, no? Vedere questo uomo vestito di bianco. Già lui era pure un anziano e aveva già problemi di salute, e vederlo seduto e accogliere noi artisti in quell'occasione mi ha fatto tanta tenerezza avvicinarmi, non riuscivo neanche a parlare, è stato lì, è molto solenne, non lo so, è inspiegabile, c'è questa luce che ti avvolge. E poi questa pergamena aggiunta da Papa Benedetto XVI è stato un qualcosa in più che arricchisce sia la mia vita professionale ma anche la mia vita personale e intima. Poi nel 2005 incontri a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e gli stilisti dell'alta moda. Lì un'altra esperienza. Sì, vabbè, sono state tante esperienze, sempre in occasione di vari eventi importanti. E infatti quell'anno ha ricevuto, lui era Presidente del Consiglio, ha ricevuto questa delegazione dell'alta moda con i vari personaggi già fermati. Ritrovarmi tra i grandi in questa occasione fa sempre piacere. Sono quelle cose che tu non ti aspetti da piccolo, no? Che immagini poi negli anni. Qua vediamo ecco. Renato Balestra, qua eravamo a Taormina al Festival del Cinema, anche se con lui ho lavorato per l'alta moda. Vediamo ancora qualche immagine, ecco, Daniela Fazzolari, ne questa abbiamo parlato prima. Questa è Daniela Fazzolari, per la famosissima attrice di 100 vetrine. Sì, di 100 vetrine, era il giorno del suo matrimonio. E tu hai realizzato la sua acconciatura, se ho realizzato la sua acconciatura. Qua Giuseppe Zeno, carissimo amico ormai da più di 10 anni, con lui sempre presente in diverse occasioni, poi una carissima persona. Qua Santo Versace, che ho avuto l'onore di conoscerlo in occasione dei 50 anni di moda italiana a Lyon. È stato un incontro così strano, no? In ascensore all'Hilton di Lyon, perché io ero salito con Sergio Valente per curare l'immagine, le acconciature per questa mega sfilata dove sfilavano tutti i grandi stilisti italiani. E con lui è stato un incontro in ascensore. Mi fa... Anche lui calabrese, cos'è sì, che calabro, ti ha detto? È calabrese. E guarda, in ascensore io stavo scendendo per vedere, assistere alle prove, stavo cliccando, vedo questo signore che mi raggiunge, mi fa segno di fermarmi, entra, fa buongiorno, io faccio buongiorno, ah, mi fa italiano, gli ho detto sì, esattamente calabrese, e lui mi fa, ah calabrese, sì, sì, proprio in dialetto, no? E mi ha fatto ridere, mi ha fatto veramente piacere, e mi ha detto, ma di dove sei originario? Poi gli ho detto della provincia di Reggio, ah bene, bene, come mai qua? E gli ho spiegato un pochettino. Il tutto. E da lì poi è nato questo rapporto bellissimo che... Tutto è un lega. Consigliere quando ho bisogno di qualche consiglio, poi sono stato diverse volte in diverse occasioni ospite per ricordare anche Gianni Versace, che ho avuto l'onore di conoscere nel 96, che poi nel 97 purtroppo, come conosciamo tutti, è scomparso.
Giuseppe, quali sono i tuoi progetti per il futuro? Cosa sogna Giuseppe Fata? Giuseppe Fata sogna tutti i giorni. Beh, sono una persona, penso che sia persona molto semplice, determinato e molto forte, anche se a volte sembra, quando sei nei momenti di creatività c'è pure a volte un po' di tristezza, no? Però alla fine c'è molto amore verso quello che fai e cercare veramente di donarlo agli altri. E questo mi fa andare avanti. E progetti futuri, sto lavorando sulla Bibbia. Infatti dopo il grande successo che ho avuto sulla Divina Commedia sono stato convocato da un monsignore a Roma, però non diciamo nulla, per realizzare questo nuovo lavoro sulla Bibbia, che sarà un qualcosa di bello, e in più un altro lavoro che realizzerò a Matera, ai Sassi, sulla Passione di Cristo. Questo sarà il prossimo anno. Vedrete questi due, penso, capolavori. Mi raccomando, tienici informati. Assolutamente, perché sì. Ti vorrei ancora ospite qui con tutti i componenti della Camera Nazionale Giovani Fashion Designer. Io ti ringrazio per essere stato qui con noi. Il tempo a disposizione, ahimè, è finito. Ringrazio tutti i telespettatori per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Io ringrazio te, sei stata gentilissima e niente che dirti. È stata una vera emozione poter fare questa intervista con te. Grazie, alla prossima. Alla prossima.